qui con Umberto Novali, uomo partita della sfida in Juniores regionale tra Fossano e Centallo. Una vittoria per 3-1 molto importante, mantiene il distacco in classifica. Che partita è stata? Ti chiedo sensazioni a caldo in questo match. Beh, è stata sicuramente una partita molto difficile, soprattutto il primo tempo che siamo rimasti pari, avevamo lo stesso schema, quindi era una parzialità equilibrata. Poi nel secondo tempo ci abbiamo messo, secondo me, molta più grinta, molta più voglia e si è visto portando a casa questa partita. Per te un gol quest'oggi, ti chiedo com'è stata in campo questa sfida, se è stato un derby sentito. Sì, allora questa partita è sempre sentita, si è riusciti a portarla a casa e quindi tenere il distacco sul Fossano e tenerci, diciamo, sulla vetta. Speriamo di poter continuare così, oggi è una partita di tante e quindi speriamo di continuare dritto e tirare avanti. Esatto, arrivare qui, che campionato sarà? Perché fin qui sei stato uno dei protagonisti, il Centallo stesso è una squadra protagonista in questa stagione, ti chiedo che campionato ti aspetti da qui in avanti? Ma allora, sicuramente ci sono tante squadre valide e ogni partita non è mai da sottovalutare, quindi bisogna sempre tenere la testa pronta, allenamento dopo allenamento, e cercare di far sempre bene tutto l'anno, sperando di arrivare in uno delle primi due posti, così poi da continuare anche nel campionato dopo. Esattamente, hai una dedica particolare per questo gol? Lo dedico a mio nonno, che purtroppo è mancato qualche mese fa e per me era molto importante. Grazie mille. Grazie a voi. Grazie.